La Ternana ha giocato e bisogna anche fare conto che ci sono gli avversari che hanno giocato con un quinto di sinistra che è un centrale difensivo perché ce l'avevo io a Como, quindi l'atteggiamento della San Benedettese era ben chiaro. I ragazzi hanno fatto la partita, abbiamo provato a fare la partita fino in fondo, la condizione fisica a mio avviso sta migliorando piano piano, duriamo un po' di più. Oggi fino al 75esimo secondo me le gambe hanno girato bene, abbiamo avuto qualche situazione, è il famoso discorso, no? Fino agli 80 metri e come l'80% la squadra ha dimostrato di essere organizzata difensivamente, penso che da quando sono qua io è la partita migliore che hanno fatto i difensori, proprio come atteggiamento, come linea, come lettura delle situazioni, e andiamo avanti, lavoriamo. Poi l'opinione, poi io faccio l'allenatore e quindi io devo vedere il bicchiere, cercare di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e poi voi fate il vostro mestiere, quindi ognuno di voi ha la propria opinione. Io devo considerare che questa squadra dal 10 dicembre adesso aveva sempre preso gol, oggi non l'ha preso. E magari è poco, però bisogna analizzare anche i numeri, perché i numeri dicono sempre la verità, quindi purtroppo la realtà è questa e noi dobbiamo fare un passettino alla volta, non ci sono altre soluzioni. Un passo alla volta significa intanto non prendere gol, poi dopo farlo, che è un altro problema, discorso, certo. Magari sarà il passo successivo, credo. Stiamo cercando di lavorare anche su quella che è la fase offensiva, che sia un po' più concreta, è l'aspetto sicuramente più difficile rispetto a un'organizzazione difensiva che i difensori per caratteristiche sono sempre più attenti e apprendono sempre più velocemente. Devo fare in modo di trovare soluzioni per arrivare a fare gol. È inutile nascondersi che l'obiettivo della Ternana deve essere forse quello dei playoff. No? Lei è di San Benedetto, vero? Sì. Me l'ha già fatta questa domanda 10 giorni fa. Io gli rispondo. Bisogna preparare la squadra in funzione dei playoff. Ma no, io devo preparare la squadra a mantenere la categoria e poi leggere quello che succede. Sì. Lei me l'ha fatta 10 giorni fa, gli rispondo allo stesso modo. Così, sia la San Benedettese che la... Ma io penso. Il timbro, se raggiunge i playoff, poi escono. Ma io penso giorno per giorno, quindi in questo momento la Ternana è distante dai playoff, quindi io devo pensare partita dopo partita. Quello della San Benedettese a me non interessa. Sì, l'obiettivo è arrivare. Il suo, io ragiono per quello da cui sono arrivato. Sono... secondo me quelli di Terni in questo momento stanno vivendo una situazione che è particolare, quindi la vivono, no? E quindi fanno valutazioni diverse. Però io parlo di lei, ma anche la squadra. Ma noi, rispetto, ma io penso a quello che ho in questo momento. Quanto pesa esterna sulla squadra? La squadra lavora e non deve pensare a niente se non a fare il proprio mestiere, il proprio dovere, punto e basta. La contestazione, il malumore è figlia dei risultati. I risultati sono questi e quindi bisogna accettare tutto e imparare anche a convivere, a sopportare queste pressioni, così come ho detto domenica. Chi non è pronto per queste pressioni si deve fare da parte. Capisco che parlare di moduli, di numeri in un momento così particolare, vorrei essere ottimista come il collega San Benedetto, certo. Ma credo che a Terni in questo momento abbiamo tutti paura di non riuscire a mantenere la categoria piuttosto, no? Visto quello che stiamo vedendo, i numeri. Però le chiedo, parlando dell'antico della partita, è sembrata una fiammata un attimo nel secondo tempo, una decina di minuti dopo il passaggio al 3-5-2, dove la squadra sembrava, sì, un attimo aver trovato un po' il bandolo, il ritmo, l'intensità. Per un attimo, insomma, ci abbiamo creduto. Ci ho sperato anch'io, ho avuto anch'io la sensazione, e il fatto di metterci a specchio, quindi anche noi col 3-5-2, era perché nell'analisi mia di tutte queste partite, il fatto che la squadra un tot di minuti andasse in sofferenza era quella di dargli dei riferimenti e quindi di rischiare innanzitutto il meno possibile, tanto poi le situazioni le abbiamo create lo stesso anche col 3-5-2, quindi è vero, e la squadra a me è piaciuta anche col 3-5-2, nel senso che
ha sviluppato gioco anche col 3-5-2, quindi sono d'accordo, sì, c'è stato questo, non siamo riusciti ad arrivare fino in fondo. Aspetta, 10 giorni fa, che in che è stato diverso la partita? In cosa, secondo lei? Ma sicuramente siamo rimasti meglio in campo e abbiamo provato a vincere la partita fino in fondo. Abbiamo avuto delle situazioni che a San Benedetto non avevamo avuto, se non una con un Russo alla fine, e io devo andare avanti un passettino alla volta, non ho alternative, racconterei delle cazzate, io non voglio raccontare delle cazzate. Guardando, non l'ho fatto, la classifica verso il basso. Certo, guardando la realtà, io guardo, ripeto, io l'ho detto il primo giorno, non lo ripeto più perché poi dopo divento, non voglio diventare volgare, non sono venuto qui a fare un certo tipo di personaggio, quindi io sono corretto e sono leale e sono sincero in quello che dico. In questo momento noi dobbiamo guardarci dietro senza pensare ad altro, quindi un passettino alla volta, se il passettino è un punto oggi ci perdiamo il punto. Rispetto a Svedere, ma su quel contro piede 5 contro 2 che ha pensato i ragazzi, che hanno detto? Sono svenuti i mortacci loro. Che ho pensato, non posso dire cosa ho pensato. E come mai è inciampato? Non lo so, io sono in panchina e quindi... Andava andata dietro male. Esatto. 5 metri. Bastava poco. Vabbè, ma anche la sua carriera dipende dal fatto che andava forse da una... Ha ragione che anche la mia carriera passa dai miei giocatori. Senti, stavolta i campi sono andati un pochino meglio. Sono Frediani, tanto per essere chiari. Certo. Marilungo Vartagiano non porta mai a soluzioni positive, perché Marilungo fuori non ce la faceva più? Ma volevo cambiare riferimenti per i difensori della San Benedettese, Vantaggiato mi giocava più da prima punta e Frediani doveva fare un po' quello che obiettivamente Bifulco non ha fatto benissimo oggi, quindi... come al solito sempre molto onesto, no? E Frediani è entrato molto bene ed è una risorsa in più, perché nei miei 20 giorni qui ne sono successe tante, no? Anche a livello fisico, e quindi spero di recuperare tutti velocemente in modo tale da poter scegliere serenamente. Sono contento che è entrato Giraudo, e la scelta di non farlo giocare all'inizio, perché obiettivamente era un mese che non giocava, e metterlo dentro in una partita delicata non me la sono sentita. Ho preferito fare una scelta di questo tipo nel momento in cui ho deciso di mettermi a specchio come loro, in modo tale da intanto verificare la condizione e poi dargli del minutaggio. Bene. Chi era più arrabbiato tra lei, Bandecchi e Leone a fine partita? Io sempre più di tutti, io. No, un po' tutti nel modo giusto. Grazie, buonasera a tutti.